benvenuti nella parrocchia di San Benedetto Revelli e Imperi a Porto Maurizio, Borgo Cappuccini. Anche quest'anno il gruppo Amici per il Presepe ha realizzato il nuovo presepe di Natale. La caratteristica fondamentale che contraddistingue i presepi qui a San Benedetto Revelli è quello che ogni anno la scenografia e il soggetto cambiano, sono quindi sempre delle novità da scoprire. Il presepe di quest'anno ha come, noi lo chiamiamo soggetto guida, un mulino ad acqua, un mulino in funzione. È stato realizzato in circa 150 ore di lavoro serale, sono stati utilizzati come sempre molti materiali di recupero e in piccola parte acquistati. Ed è stato costruito interamente a mano. Come dicevo prima, il mulino quest'anno è il soggetto guida importante e intorno a lui abbiamo costruito un mondo agricolo, nel quale siamo andati a posizionare al centro la Natività. Oltre alla Natività ci sono le statue dei Re Magi, i pastori e tanti elementi molto particolari e tutti da scoprire. È un presepe molto ricco, nello stesso tempo un presepe anche molto semplice. Oltre alle statue, a tutti gli elementi che vi stavo prima dicendo, abbiamo l'effetto delle luci con la sequenza per l'alba, il giorno, il tramonto e la notte. Abbiamo un rumore di acqua leggero che si muove nel fiume, nel piccolo ruscello veramente che abbiamo creato. E oltre a questo ci sono tutti degli elementi che racchiudono la magia del Natale. Per aiutare i visitatori a scoprire anche il percorso spirituale che è contenuto in questo presepe quest'anno, ci sono le parole di Don Stefano Caironi, che è il nostro parroco, che aiuterà sicuramente ad accompagnare con uno sguardo molto attento tutto il percorso di questo presepe. Anche quest'anno la parrocchia di San Benedetto Revelli di Imperia, con la collaborazione del gruppo Amici per il Presepe, ha allestito per il Natale 2016 il tradizionale presepe. Un presepe che ogni anno viene realizzato con tecniche e scenari sempre nuovi, pur rimanendo fedeli alla tradizione. Negli anni scorsi abbiamo rappresentato la Natività ai piedi di un faro, sotto la protezione di una grande quercia, in viaggio su una mongolfiera di 5 metri, sul fondo dei mari tropicali, tra i pianeti. In viaggio su di un carro. Il tema che si è voluto sviluppare quest'anno si può riassumere con la frase seguente: la sorgente del pane, il pane nuovo, seguendo una dimensione nettamente eucaristica. Per poter comprenderne il significato dopo una visione d'insieme è necessario soffermarsi sui segni. Partendo dal lato sinistro è possibile notare la presenza di un grande mulino costruito in pietra secondo la nostra tradizione ligure, nel cui interno una grande macina trasforma il grano frutto della terra e del lavoro umano in farina, componente necessaria del pane nuovo. All'esterno del mulino una sorgente che ne aziona la ruota. È l'immagine di quella fonte simboleggiata dal pane nuovo che sazierà la sete di ogni vivente. L'acqua, come elemento primordiale, ci fa pensare alla bontà della creazione e alla purezza della vita.
Il piccolo laghetto dove essa si raccoglie è l'espressione dell'acqua del battesimo, scaturita dal pane nuovo, capace di lavare il peccato di origine che ogni uomo porta in sé fin dalla creazione del mondo. Un pastore chiamato per primo dagli angeli attraversa un ponte che lo conduce alla Natività. È il segno dell'umanità in cammino che, percorrendo tutta la storia della salvezza, vede finalmente realizzate le promesse divine. Infine, nel cuore della Natività, fra Giuseppe e Maria, ecco scorgersi il principio e la fine di ogni cosa, il pane nuovo. Un bambino deposto in una mangiatoia proprio per farsi mangiare, cioè per trasformare la sua breve esistenza con noi in un pane spezzato.